Abbiamo con noi il presidente del Siderno, Davide Lurasco. Davide, buonasera, ben trovato qui su Stadio Radio. Buonasera, buonasera a tutti. Dunque, Davide, iniziamo dalle prime sei partite che sono state disputate dal Siderno, che sta confermando le aspettative, perché dopo sei partite ci sono 16 punti, la formazione è in testa ed è reduce anche da una bella affermazione ieri, quindi insomma le cose sotto il profilo sportivo stanno procedendo bene. E che dire, i numeri parlano chiaro, non possiamo negarlo. È un campionato impegnativo comunque, nonostante sia una terza categoria, nonostante comunque si dica che siamo la squadra da battere, diciamo così, però è un campionato impegnativo, abbiamo incontrato finora delle belle realtà, non possiamo dire altrimenti. Ieri abbiamo avuto questa ennesima vittoria. C'è un po' da recriminare per il pareggio con la Rizziconese della settimana scorsa, però il calcio è anche questo, fa parte del gioco anche pareggiare o anche perdere, quindi alla fine ci stiamo accontentando, siamo contenti di quello che stiamo producendo, dei numeri che stiamo facendo, dell'impegno dei giocatori e del mister, quindi va bene così, per adesso va bene così, non ci lamentiamo. E a proposito dei giocatori, perché se non sbaglio la rosa è anche molto ampia, quindi come sta andando la gestione? Nel senso, la rosa è ampia perché magari poi non sempre sono tutti disponibili, oppure c'è una rotazione tale per cui tutti si stanno anche divertendo, perché poi non va mai perso di vista questo aspetto, soprattutto in questa categoria? E allora, su questo punto ti devo dire che è stato uno dei nostri obiettivi quello di allargare il più possibile a tutti coloro i quali si sono voluti avvicinare nel tempo a questo nostro progetto. Ed essendo un progetto che parte per Siderno e quindi un progetto di aggregazione, quello che noi abbiamo fatto è cercare di inserire in questo contesto più persone possibile e dare la possibilità anche al di là degli allenamenti di poter giocare nelle partite ufficiali, nelle gare ufficiali. E quindi alla fine è ovvio che le scelte ricadono sempre sul mister e sui determinati giocatori che probabilmente sono giocatori che inamovibili, possiamo dire così, ma non è tutto scontato, nel senso che fino ad oggi credo che tutti i tesserati abbiano comunque figurato o per un tempo, o per un'intera partita, o anche per pochi minuti, hanno comunque calpestato in gara ufficiale il terreno di gioco. Quindi il mister sta cercando di dare spazio, ovviamente parte da gli 11 che secondo lui sono quelli che fanno, al caso nostro, è il nostro obiettivo, cioè quello di far bene e cercare di vincere questo campionato, però anche chi è meno allenato riesce a trovare spazio, soprattutto poi in quei contesti dove si riesce a produrre, diciamo, gioco e a produrre anche gol, e quindi si permette la rotazione. Per esempio ieri sono state effettuate tutte e cinque le sostituzioni nel secondo tempo, quindi il mister ha dato spazio a giocare, diciamo, a tutti quelli che aveva la possibilità di far giocare secondo le regole. Quindi stiamo dando spazio, ripeto, perché è un progetto di aggregazione, nessuno può essere escluso. È vero che vogliamo vincere il campionato, ma non dobbiamo nemmeno dimenticare quali sono i nostri valori, i valori per i quali siamo nati, e quindi aggregare e non disaggregare, quindi spazio per tutti, ovviamente nel limite del possibile. E a proposito di aggregazione, ecco, contrariamente magari ai centri piccoli che spesso trattiamo in seconda categoria, Siderno fa 18.000 abitanti, c'è una grossa tradizione, però l'abbiamo detto penso tutte le volte che ci siamo sentiti, della problematica dello stadio. Allora, qual è lo stato dell'arte per quanto riguarda la situazione del Raciti? Purtroppo non ho grandissime novità, a malincuore lo devo dire, su questo tema. L'unica piccola novità è che nel frattempo è avvenuto lo smantellamento della copertura in Etherins, della tribuna coperta, e quindi è seguita l'autorizzazione da parte della triade commissariale per quanto riguarda l'uso del campo di gioco, quindi ci stiamo allenando a Siderno e non più a Pirgo di Grotteria. Però ci stiamo allenando a Siderno per scelta della squadra, senza però l'utilizzo degli spogliatoi, che sono allo stato inidoni ad ospitarci perché inagibili. I giocatori hanno fatto questa scelta perché comunque è sempre meglio allenarsi sul Manterbose, è sempre meglio allenarsi a casa propria, però anche loro
con tantissimi sacrifici, perché si può ben immaginare che cosa significhi allenarsi, soprattutto nelle settimane scorse. Noi ci allenavamo martedì e giovedì, serate di pioggia fino alle 10 di sera, che è praticamente alle 10 di sera, zuppo d'acqua, devi ritornare a casa a fare la doccia. Certo. Quindi non è il massimo del comfort. Intanto abbiamo ottenuto questo. Non vedo sinceramente, purtroppo, uno spiraglio, una risoluzione del problema, anche perché non sono stati avviati e non si intravede nemmeno all'orizzonte la possibilità, per adesso, che si avviino i restanti lavori di ammodernamento e di risoluzione delle problematiche che attingono il Raciti. Quindi credo che finiremo il campionato giocando in quel di Birgo. Eccezione fatta per la scorsa settimana, abbiamo giocato in casa, ma abbiamo giocato nel stadio comunale di Cone, di Caulonia, per una scelta dei nostri giocatori, perché era una partita importante e quindi volevano poter esprimere al meglio con una squadra abbastanza tosta come noi, e così poi è stato. Infatti anche il terreno di gioco ha sancito una parità 2-2, e quindi abbiamo preferito giocare sul sintetico, anche perché ben potrai capire che determinati giocatori che scendono dall'eccellenza o dalla promozione hanno piuttosto delle difficoltà serie, certo, a continuare ad allenarsi su terreni sabbiosi, dove comunque non ammortizzano bene gli urti, gli scontri, lo stop di palla, diverse problematiche, però purtroppo la situazione è questa. Noi a questo punto abbiamo le mani legate, avevamo intavolato e imbastito un rapporto continuo con i commissari prefettizi, ma alla fine i risultati non sono giunti. È una cosa, come ho sempre detto, molto preoccupante, però più di questo noi non possiamo fare, solleciti continui, ma la situazione è negativamente stabile a quello che ci eravamo già detti nelle scorse edizioni che ci siamo sentiti, quindi purtroppo nessuna novità, niente. Siderno rimane privo di un bene primario per quanto riguarda l'ambito sportivo, e non solo, anche perché lo stadio era anche luogo di incontro, è stato sempre luogo di incontro, di passeggiate, di relax pomeridiano di tante persone, di tante famiglie, di tanti bambini, di tante scuole calcio, che adesso sono così sballottate, passami il termine, in giro per le varie strutture del territorio, non solo sidernese. Ma l'abbiamo sempre detto che la struttura sportiva è una risorsa per una comunità, a prescindere poi dalla categoria di utilizzo. Tra l'altro a Siderno c'è anche la pista di atletica per appassionati di altri sport. Va bene, Davide, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi dello spazio ancora. Buone feste ovviamente, e ci risentiremo a gennaio.